Vai. Amiche della fioraia, buongiorno. Sono in ritardo e nemmeno avevo finito di sistemarmi, quindi sono proprio pessima oggi. Allora, no, guarda. Allora, innanzitutto vi volevo salutare, è tanto che non ci vediamo, ma dovete sapere che dall'ultima diretta che abbiamo fatto insieme, diciamo che è stata tutta una come una specie di maledizione della serie. Sono rimasta a letto il mal di schiena, dopo ho fatto il vaccino sono stata poco bene, dopo sono caduta di faccia, mi sono rotta la bocca e poi ho battuto le costole. Quindi diciamo che come preparazione al Natale direi che insomma sono a posto. Adesso mi sono cercata di rimettere un po' in piedi, in salute, perché avevo veramente voglia di darvi un saluto, ma siccome poi il saluto va bene, ma anche così una piccola cosa per Natale, per presentarmi nelle vostre case, ho voluto prepararla. Vedo che state scrivendo le vostre cose, non riesco a vedere, ecco sì, lì lo vedo. Vedo che siete tutte voi, mi fa piacere come ritornare insomma un po' a un déjà vu. Oltre appunto a tutte le varie disavventure, ecco adesso sto meglio, mi chiedono. Allora, ma più delle mie disavventure, diciamo, fisiche, che insomma va bene, poi passano, diciamo che questo Natale è un po' così che è arrivato esattamente un anno dopo, un Natale molto molto difficile, mi preoccupava un po', mi preoccupava perché non mi dava la felicità delle altre volte. E quindi, insomma, diciamo che unendo questo fatto un po' così, psicologicamente non proprio allegro al fatto che comunque non ero pienamente in salute, vi ho un pochino trascurato. Però, insomma, vediamo di, insomma, noi appunto, visto che ci vogliamo bene, ci perdoniamo e speriamo, insomma, ecco, che le cose adesso si rimettano per il meglio. Allora, io adesso vedo Caterina con la coda dell'occhio con un foglio che mi ha portato il foglio, anzi il foglio del kit, delle cose che vi devo saper dire. Allora, prima di tutto vi presento quello che vi volevo mostrare in questa diretta. Diciamo che non ci sono delle cose nuove, delle cose mai viste. C'è semplicemente un modo così un po' diverso di montare i fiorellini, le perline, eccetera, eccetera. Infatti abbiamo chiamato questo lavoro, insomma, diciamo, filo mille usi. Perché? Perché è un filo, adesso io l'ho fatto diventare una collana, per esempio, però in realtà. Adesso, perché sei impigliato gli orecchini? Ecco qua. In realtà, appunto, io adesso vi ho presentato ve l'ho presentato come collana, diciamo come introduzione. In realtà è un filo che io posso lavorare insieme, per esempio, giusto qui per caso mi è arrivato questo barattolo di vetro, questo barattolo, questo portacandele di vetro. Io ecco, vedete, ho il mio filo preparato e lo giro intorno al vaso. Ecco. E preparo. Io so che il portacandele è sempre una cosa che piace, che è di molta soddisfazione. Ecco, vedete, con pochi gesti, ecco, abbiamo così un po' rinnovato questo portacandele. Io ne ho un altro filo qui che ho messo intorno al portabottiglie. Ecco qui. Allora, qui il portabottiglie è diciamo il lavoro della scorsa diretta che se qualcuno ha visto sicuramente ricorderà come la diretta
più terribile della storia. Infatti non andava bene niente. In effetti, dopo di quella sono andata a letto e ci sono rimasta per una settimana. Allora, questo è il lavoro che abbiamo fatto appunto l'ultima volta. L'abbiamo fatto con le palline più grosse, con le palline più piccole. Adesso, casomai, se avete voglia, posso rimostrarvi un'altra volta, sia per quelle che non l'hanno vista, sia per le persone che magari non hanno capito niente perché io ho fatto un sacco di confusione. Ecco, questo qui è il nostro lavoro, diciamo, è anche questo un lavoro che oggi magari andiamo a rivedere. Qui l'ho preparato, vedete, ho preparato il filo così, lo stesso filo che avevo presentato qui prima con i fiori rossi, qui l'ho presentato con i fiori rosa e lo lavoro, diciamo così, intorno a questa bottiglia che può diventare appunto un portacandele, può diventare appunto comunque una decorazione, una parte di un centrotavola. Adesso è ovvio che il centrotavola per Natale li avete già preparati e quindi non era un'idea natalizia, però insomma c'è sempre l'ultimo dell'anno, c'è sempre l'Epifania e ci sono comunque insomma giorni e giorni della primavera che possiamo preparare insomma i nostri centrotavola e le nostre preparazioni, insomma voglio dire non si finisce mica tutto quanto a Natale. E allora io se voi appunto avete voglia di seguire io posso farvi vedere in un attimo il montaggio di uno di questi fili e poi vi propongo anche eventualmente per chi avesse desiderio appunto di rifarlo quello che il diciamo il necessario per fare 1 metro di questo lavoro. Allora, io adesso vado a prepararvelo con i rumori che sentite di sottofondo. È la penny praticamente che siccome è dentro vuole andare fuori, ma fra 5 minuti, visto che è fuori, vorrà ritornare dentro e sentirete lo stesso lamento. Ecco, adesso se Caterina mi aiuta, io vedo che le mie amiche mi stanno scrivendo, ma io naturalmente non vedo perché è troppo piccolo. Ecco qua, io non ho ancora. Ah, ecco, Graziella non ha ancora preparato, quindi magari si può ispirare per appunto preparare qualcosa, qualche idea, anche per più piccolino, ovviamente girarlo intorno a un tovagliolo, fare un portatovagliolo o comunque insomma un segnaposto, potrebbe anche quella essere un'idea carina. Io allora prendo un pezzettino di filo di ferro. Io in questo caso ho preso il fil di ferro nel kit eventualmente c'è sia ci sono sia 2 metri di filo di ferro sottile come questo, sia 2 metri di filo animato come questo della bottiglia, perché l'ho voluto preparare con le due alternative e a voi le ho messe tutte e due, quindi farete quello che più vi piace. Allora, il lavoro, come vi ripeto, non è assolutamente complicato, è quasi un gioco, insomma, ma magari vi do 2 o 3 dritte perché le cose vi vengano un po' meglio e senza fatica, soprattutto per sollevarvi magari da qualche passaggio che magari voi dovreste fare per prova. La prova l'ho già fatta io e quindi vi insegno già tutto. Allora, io innanzitutto metto dentro qualche perlina. Le perline sono abbastanza grossette, diciamo che sono perline da 10 mm, quindi 1 cm di diametro. Ecco, vedi che adesso arrivano anche gli auguri delle buone feste. Ecco qui. Allora, metto intanto 4 perline. Ho infilate dentro il mio filo. Ecco, poi fermo la prima ruotandola poco, pochissimo, perché non è bello neanche che abbiano un pezzo lungo di filo arrotolato. E diciamo ogni 4-5 centimetri io metto una perlina, cioè quindi direi abbastanza ravvicinate, perché così io posso fare dei lavori piccoli, nel senso se io devo fare un lavoro lungo, allora le metto più lontane, ma se devo fare un lavoro ravvicinato, dove appunto tipo il portatovagliolo, la decorazione così, allora le perline devono andare molto vicine. Ecco qua. Dopodiché
inizio a mettere qualche fiorellino. Per esempio, adesso noi decidiamo di lavorare con il rosso e il bordeaux, che comunque vanno bene anche se non è Natale, insomma. Quindi, allora, rosso. Ho infilato un fiorellino di ortensia. Adesso ci vado a mettere un fiore nodino, che anche questi sono una risorsa stupenda perché ci si sta un attimo a farli, così come il fiore dell'ortensia, alla fine, ovviamente avendo una fustella perché a mano è un po' più lunghetto, però insomma è un fiore a quattro petali con al centro appunto una perlina. Ho messo un fiore nodino, poi ho messo un bocciolino, i bocciolini, quelli di peonia, e poi vogliamo strafare, ci mettiamo pure una bella perla barocca. E abbiamo creato il primo gruppo di fiori che andrà ad appoggiarsi alla prima perla. Dopodiché, magari potrebbe venire naturale di girarle su se stessa e fermarla con il ferro. Invece io li tengo fermi con un'altra perla. Questo è uno di quei passaggi che io ho provato e magari vi faccio evitare. Insomma, il girarli su se stessi crea un po' una cosa che non sta da nessuna parte. Invece fermandolo con una perlina, così che farò rotolare, ma lasciando un po' di gioco, circa diciamo così 1 centimetro, lascio ai fiori il movimento per muoversi e per girare. Ecco qui, giro la perlina. Ecco, ho lasciato 1 centimetro tra una perla e l'altra. In questo centimetro i fiori girano e quindi il mio lavoro, da qualsiasi parte io lo guardi, lui è sempre, si presenta sempre pieno, diciamo, non con le perle tutte da una parte o tutte dall'altra, come se io li avessi girati sul fil di ferro. Qui rinfilo un altro po' di perline, un'altra 3-4 perline. Ecco qua. E vado avanti il procedimento, insomma, è quello che abbiamo visto, è molto semplice. Faccio sempre un giretto per fermare la perlina, vado avanti, altro giretto, le ru ruoto, le arrotolo su loro stesse, diciamo così. Ecco, io sempre meglio che vada con la mia manina sinistra, ecco, poi mettete 4 perle, 5 perle, mettete quello che vi piace, quello che volete, quello che avete. Insomma, io adesso sto utilizzando delle perle, ecco, ho fatto un pezzettino così, e adesso vado ad infilare nuovamente le mie, ecco, il fiore di ortensia. Io adesso sto infilando così un po' a caso, adesso metto un tris bordeaux per esempio. E poi un'altra di queste palline, i fiori nodini. Portate pazienza, che sono, eccoci qua, un fiore nodino. E dopo vado nuovamente a fermare il tutto con un'altra perlina. Ecco qua. Sto a 1 centimetro dall'altra. E adesso la fermo con un giro, ruotandola su se stessa. Ecco qua. E abbiamo preparato un pezzettino della nostra decorazione. Io appunto vi ricordo che chi volesse acquistare per caso il kit, già più che il kit, la box. Questa è una box, vero Caterina? Sì, box. Una box, sì. È una box perché in realtà non ci sono istruzioni per l'uso, c'è il materiale. Le istruzioni, diciamo così, sono qui da me
con il montaggio, e invece con, cioè, e dopo tutti quanti i fiori sono quelli raccolti in tutti quanti, diciamo, i videocorsi, videocataloghi, eccetera, eccetera, perché questi sono i miei fiori piccolini, li trovate un po' in tutti i miei video. Qui va bene, abbiamo un po' di palline di carta con relativi anellini. Qui abbiamo le perle, quelle per la decorazione. Abbiamo i 2 metri di filo animato e il filo di perle vintage che ci servirà per fare le perle, barocche. Non me lo ricordavo più. Ecco, finito tutto. Ah, no, poi appunto in omaggio ci sono questi 2 metri di filo sottilissimo. A chi piace di più che il filo si veda e non si veda, utilizzerà questo. A chi piace invece che il filo sembri quasi il gambo dei fiori, utilizza il filo animato. Quindi diciamo insomma che è una così insomma un'idea dell'ultima ora che vi ho voluto così insomma portare, visto che venivo nelle vostre case oggi, mi faceva piacere arrivare con qualche cosa. Volevo mostrarvi anche eventualmente come montare questo, perché ho messo via il mio filo, eccolo qua, adesso lo tagliamo. Ciao Alfa! Ho buttato l'occhio, ho visto Alfa, questo nostro amico carissimo che conoscerete sicuramente anche voi perché partecipa alle fiere, tanti anni che partecipa insieme con Anna di Gioie e Colori. E chi lo sa dove sarà adesso, perché se mi ricordo doveva essere ritornato a casa, chi lo sa. Adesso magari ce lo racconterà dov'è, se è partito o non è partito. Ecco qui, io intanto vi mostro come, sempre in alternativa a questi fili così un po' questi fili che fa la Caterina, a questi fili di decorazione, ho preparato anche dei piccoli fiori di ortensia. Li ho preparati doppiati perché siano più abbiano un po' più di sostanza, diciamo. E adesso attraverso un buchino centrale sono passata con il filo appunto di metallo sul quale avevo appunto fissato la perlina. Ecco, do un giretto. E un giretto di perla, ok. E anche questa può essere un'idea carina, mettendo appunto perline, fiorellini, così viene una cosa molto delicata. Adesso attaccherò 2 o 3 perline così per farvi vedere un'alternativa. Adesso magari mettiamo un altro fiorellino così, aiuto, l'importante è che voi fermiate sempre la perlina con un giretto in modo tale che si possa. Ecco, anche questo è un modo carino così per preparare questi fili che poi appunto possono essere anche appesi e scendere come decorazione oppure possono essere appunto utilizzati sulla vostra tavola di Natale oppure le tavole delle feste, insomma, ecco perché non è che magari proprio tutti i giorni, insomma, uno si metta a preparare cioè tutte le decorazioni. Diciamo, insomma, che così quella volta che hai la serata un po' particolare, magari ti prepari le decorazioni giuste. E un'altra cosa che volevo fare
era fargli rivedere quel fiore famoso, appunto, che è poi questo che avevo fatto l'altro giorno, ma che però, insomma, non è che proprio mi sia venuto un capolavoro, mi era venuto, insomma, era stata una giornata un po' strana, un po' particolare, quindi, insomma, era tutto andato un po' diversamente da come avevo programmato. Allora, io qui ho preso una pallina di carta da 2 cm e mezzo. Ho rivestito con del velluto che avevo tagliato con un diametro di 5 cm e mezzo. Quindi ho fatto tutta una filza, una cosa che voi avrete sicuramente imparato a fare nel tempo perché l'abbiamo fatta tante volte. Ho fatto una filza tutta intorno al bordo di questo cerchietto da 5 cm e mezzo di diametro, l'ho stretto intorno alla pallina. E poi ho preparato, diciamo così, ecco qua, ho preparato un filo per attaccare qualche perlina di queste perline vintage che sono tanto carine e fanno molto effetto, diciamo così, con il attaccate sulle nostre palline. Ecco qua. Ecco, io attacco la perlina, poi attacco cioè, niente, eliminata. Ecco, metto dentro la perlina, vicino alla perlina rientro con l'ago e torno fuori vicino a 1/2 cm circa, così, e metto un po' di perline per decorare, diciamo, la sommità di questa pallina. Ecco, a me interessa metterne qualcuna qua, diciamo, sulla cima. Ecco, adesso ne metterò ancora un'altra, dopo, insomma, le altre le metterete con calma. Che così non vi faccio perdere troppo tempo perché avrete da preparare tutte le vostre cose per la vigilia. Ecco, diciamo così che nella parte opposta alla chiusura, cioè sulla cima, mettiamo qualche perlina così come decorazione. Poi sfilo questo ago perché adesso mi serve di avere. Ecco, poi ho preparato un cerchio di velluto naturalmente in colore contrastante rispetto a quello della pallina centrale, e qui il diametro sarà di 9 centimetri. 9 centimetri su una pallina da 2 cm e mezzo e rivestita con un velluto da 5,5 cm. Allora, io ho filzato questo cerchietto ripiegando circa 1 cm, ogni volta prima di dare il punto, ripiego 0,5 cm. Adesso l'ho quasi fatto tutto per non farvi perdere tempo a vedermi filzare il cerchietto. Vado avanti con la mia filza tenendo sempre questa piega da 1 cm circa fino ad arrivare a. Così, fino ad arrivare all'inizio del mio lavoro. Porto fuori il filo. Io mi sono fatta un segno sulla parte centrale per farla appunto combaciare con il centro sotto della mia perla. Ecco, siccome il velluto è abbastanza molesto, cerchiamo uno spillo. Eccolo qua. Ecco, oh, si è mosso. Speriamo che non precipiti. Così, perché il velluto tenderebbe a camminare e a muoversi, quindi cerchiamo di fermarlo, diciamo.
a questo punto io comincio ad arricciare tutto il mio velluto. Qua. Ecco, lo faccio scorrere con le dita per dargli una forma, la forma giusta. Ecco qua. Ecco qua. Adesso abbiamo completato, diciamo, il giro, l'abbiamo sistemato. Adesso possiamo fermare il filo. Ecco qui. Adesso lo fermiamo. Questo momentino un po' delicatino perché dovete cercare di fermare il filo senza che vi si allarghi il lavoro. Adesso io l'ho fermato qua, ma l'ultimo punto lo vado a dare all'interno in modo che, questo sia. Eccoci. Tagliamo il filo in esubero, vediamo di non tagliare quello invece delle perline. All'interno, come vi ho spiegato, andremo ad applicare le perline di decorazione e alla fine, Mozart che non capisce ancora quando è il momento che deve stare buono, perché ecco, e così. Abbiamo fatto, diciamo così, un ripasso, diciamo, lo chiamiamo un ripasso, e un ripasso per quanto riguarda appunto un lavoro che mi era rimasto un po', diciamo, qua a metà della gola, perché non mi aveva per niente soddisfatto appunto come era venuto. Insomma, la diretta era stata un po', insomma, accidentata da un sacco di inconvenienti. Adesso appunto abbiamo fatto il ripasso, vi ho ridato le misure, quindi adesso quando vorrete potrete rifare appunto questo lavoro che alla fine avete visto è molto semplice, anche veloce, e potrebbe essere anche uno dei fiori che potrete attaccare al vostro filo decorato, quello appunto come che abbiamo fatto, abbiamo preparato fino adesso. Dietro potete mettere sempre c'è sempre la risorsa del sepalo con l'anellino che vi permette di metterlo dovunque, anche c'è, cioè, un braccialettino, una collana, insomma qualsiasi cosa. Ecco, quindi io sono abbastanza contenta perché nonostante tutto sono riuscita a portarvi una piccola cosa in regalo di Natale, perché insomma presentarsi con gli auguri va bene, ma insomma presentarsi con qualche cosina è meglio, quindi di questo sono molto soddisfatta. Vi ricordo appunto che qui c'è questa box che è in vendita appunto sul sito, che abbiamo chiamato Box 1000 Usi, ho dimenticato di dire viene 19 € e ha appunto l'equivalente di 20 cm di velluto, 10 di bordeaux, 10 di rosso, le perline per la decorazione, il filo animato 2 metri, poi c'è la licra verde per fare i sepali, le palline di carta per fare la perla barocca e poi l'immancabile filo di perline vintage, che sono quelle che si attaccano appunto per fare appunto la perla barocca. E poi ci sono anche gli anellini, scusate, che sono dentro qui insieme con le palline di carta, e in omaggio ci sono 2 metri anche di filo sottilissimo. A chi piace di per Se a qualcuno piace di più la versione, diciamo così, la versione con più leggera, quasi trasparente, le perline quasi non si vede che sono attaccate a un filo. La pallina di polistirolo, se intendi questa qui, è 2 centimetri e mezzo, 2,50 di diametro. Le misure sono 5,50 è
il cerchietto, quello diciamo di polistirolo che riveste direttamente la pallina. Ciao Stefania. Invece quello più grande, che dopo va appunto filzato con la pieghina, è di 9 centimetri. Ecco, quindi comunque appunto la diretta, poi voi sapete che potete rivederla se avete bisogno, se dimenticate le misure, se dimenticate qualche particolare, qualcosa, la diretta poi resterà sulle pagine della Fioraia, insomma la potrete vedere quante volte vi va. Ecco ragazze, io a questo punto vi lascio andare ai vostri compiti natalizi, che sicuramente saranno tanti. E vi mando un bacio, vi faccio tantissimi auguri, spero che passiate un Natale sereno, cioè, il periodo è difficile, diciamo che nessuno va in cerca di fare i salti con l'avvitamento, diciamo che basterebbe un Natale tranquillo, un Natale sereno. Oggi senza collana, Simona, io la collana prima ce l'avevo all'inizio, ma adesso l'ho messa intorno al vaso perché è una collana, diciamo così, che può essere tante cose, compreso, ecco, sia una collana che una decorazione per il vaso delle cande da candela, oppure una decorazione per la tavola, ma adesso la rimettiamo come collana. Aspetta, se sempre se riuscirò a staccarla da qua. Ecco qua. Eccola, diventata una collana. Ecco, quindi, ecco, l'importante è che le cose abbiano sempre più di un uso. Ecco, pronta la collana della Fioraia. Ecco, che non si dica. Va bene, io... mamma mia. Questa Nadia vuole sempre farmi commuovere, ma non bisogna, perché adesso sono qua e devo stare perfettamente seria e senza segni di commozione. Comunque ti ringrazio sempre, Nadia. Nadia, come tante amiche, avete sempre delle parole che veramente aprono il cuore e in mezzo a questo mondo pieno di cattiverie, non lo so se le uniche persone buone sono quelle qui vicino alla Fioraia. Va bene amiche, io vi mando un bacio, vi saluto, noi ci aggiorniamo presto con il nuovo anno, è vero che adesso all'ultimo periodo dell'anno sono stata un po' così latitante, ma per l'inizio del prossimo voi vi stancherete di vedermi. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, se qualcuno spegnerà.